per fare riferimento al benzinaio. Stava andando verso Montale sulla nuova estensione, giusto? Ok. Poi a un certo punto sullo specchio vedo il camion grosso che veniva dietro di me, ma era abbastanza lontano. Quel camion? Questo qua. Quello della CT, ok. Sì, CT Transport. A un certo punto lo vedo che si avvicinava, no? Però fermandosi pian piano. A un certo punto si ferma anche. Sì. Nel momento che si ferma, io tolgo gli occhi dagli specchi, non guardo più dietro. Ma bastavano 2-3 secondi, poi ho sentito un grosso colpo da dietro e mi ha spinto dentro al benzinaio, praticamente. Ok. Non mi sono accorto di altri due mezzi dietro, solo quando sono sceso dalla macchina ho visto poi altri coinvolti. C'è l'autobus e l'altro camion. Nina Verselli e Marco Rosario stabile. Voi stavate ritornando a casa quando all'improvviso che cosa è successo sull'autobus? Abbiamo sentito un tamponamento di inizio davanti, dopodiché un forte, forte tamponamento dietro. Noi eravamo nella parte in fondo della corriera, quindi ci sono arrivati i bambini di addosso e eravamo dalla parte, in questo momento, nel burrone, quindi eravamo in picco. Sono stati attimi di paura e è subentrato il panico in tutta la corriera. E grazie a Dio, dentro c'era un forte odore di benzina, quindi noi respiravamo con una sciarpa davanti alla bocca e al naso. E poi grazie a Dio sono arrivati i pompieri e sono riusciti a tirarci fuori dal vetro dietro che era già stato rotto. Quindi siete stati estratti dal vetro? Sì, praticamente. Attraverso la finestra, sì. Ok. E praticamente c'era 3-4 persone che hanno perso i sensi e due persone, compreso me, hanno mantenuto per fortuna la calma e hanno aiutato il resto delle persone che erano dentro per magari farli tranquillizzare, per non farli prendere dal panico. E niente, è andata per fortuna bene e siamo qua, nessuno è ferito gravemente, nessuno è... Solo grandi dolori, sì, al collo, anche alla testa e al naso, alcuni nasi rotti, ma del resto. Quanti ragazzi c'erano sull'autobus? Una quarantina più o meno eravamo. Era piena la corriera. Corriera piena, ok. Da dove è partita? Modena. Dalla stazione di Modena delle corriere. Voi la prendete tutti i giorni? Sì, io sì, perché io sono di Pozza. Io ogni tanto. E quindi la prendo sempre, fa sempre il solito progetto. E di dove sei invece? Io di Modena, però stavo andando dalla mia fidanzata a Pozzo di Marano. Ah, quindi sei uno studente? Sì. Ok, perfetto.